Certamente, ovviamente dobbiamo fare questo scivolo. È la cosa più bella che potresti mai fare. Anche perché soprattutto questo scivolo lo devono fare tutte le nuove reclute del nuovo circo. Oh no, a me sembra abbastanza pericoloso. Kane, non è strano dire reclute? Giusto, Jax, partecipanti, ho sbagliato sinonimo. Non sono sinonimi. Vabbè, comunque vai piccolino, vai. Oh, ok, vado. Uno, stai attento. Oh, oddio, oddio. Complicato a fare questo scivolo. Oh, oh mio Dio, sto andando veloce. Oh mio Dio. Wow, che cosa assurda che è stata. Oddio, eccovi, siete pure voi arrivati. Sì, è stato divertente. Anche se tipo l'ho già fatto 30 volte quel cavolo di scivolo. Io spero davvero di non farlo mai più. Beh, Kane, che cosa sta aspettando? Perché non scende? Oh, ma cosa c'è lì in fondo? Wow, che figata! Che cosa c'è? Perché non vuoi scoprirlo da solo, piccolo bambino, eh? Dai, forza, ti aspetto qua. Vai pure tu, Pomni. Pure io, ma non ho più idea di che cosa sia. E se Kane si arrabbia? Infatti, se si arrabbia... No, ragazzi, non avete capito. Fa parte del gioco. Dopo che avete fatto lo scivolo, dovete andare lì in fondo. Dai, forza, vediamo cosa accade. Andiamo, aspetta, Pomni, piccolino. Andiamo. Sì, aspetta, sto arrivando. Ma cosa c'è lì in fondo? Wow! Ma secondo te fa parte di un altro scivolo? Non lo so, perché Kane non mi ha mai mostrato cosa c'era in realtà qua alla fine. È vero. Aspetta, ma cosa? Oddio! Ma qua c'è lo strapiombo! Oh mio Dio! No! Aiuto! Sono presa dalla corrente, non posso! Non posso uscire! Ops! Avranno cambiato la mappa, scusatemi. Prima c'era uno scivolo gigante lì in fondo. Ma di cosa stai parlando, Dio? Cosa stai dicendo? Non riesco! Ti prendo io! No, ti prendo! Aspetta, ti prendo! Oddio! Oddio, no! Ragazzi, ma che cavolo vi salta in testa di cadere nel vuoto? Ma siete impazziti? Chi è che vi ha portato lì in fondo? Chissà chi vi ha portati lì in fondo, Kane. Sei stato tu, Jax? Sì, è stato lui. Sì. Mi ha detto che praticamente lì c'era un altro scivolo e noi ci siamo cascati come dei sassi. Beh, meno male che ci sono io, ragazzi, che vi posso proteggere. Ma se non ci fossi stato io, potevate cadere nel vuoto per sempre. Che cosa, veramente? Che cosa? Per sempre? Fammi Jax, ma che cavolo fai? Tranquillo, tranquillo, tappetto. Tanto c'era Kane, vi avrebbe salvato comunque. Stavo per morire, se non ci vedeva che eravamo morti. Sì, è vero, eravamo morti. Comunque, ragazzi, indovinate che tempo è. Che cosa? Che tempo è? È notte. Ciao, Luna. Ciao, Kane, ti amo. Oh mio Dio, meglio andarsene via. Comunque, dovete andare a dormire, ragazzi. La notte vi attende. Oh, giusto, perché qua dobbiamo dormire pure. In realtà siamo sempre riposati noi, però è giusto magari nell'avere delle quotidianità, quale ad esempio il dormire. Certamente, so proprio così, Jax, quindi andiamo tutti quanti a dormire, forza, forza, forza! Okay, andiamo. Oh, Omni, secondo me Jax voleva eliminarci. Dici? Sì, secondo me sinceramente è molto strano questo tizio, vero. Io non mi fido di lui. È vero. Siete scemi? Riesco a sentirvi, non volevo eliminarvi. E i miei scherzi sono semplicemente un po' cattivelli ogni tanto. Un po' cattivelli, erano terribili. E dai, Pomni, lo so che ti è piaciuto quello scherzo. E non hai ancora visto no. In camera vostra cosa c'è. Cosa? Oh, nulla, lasciamo perdere. Forza, ragazzi, sbrighiamoci! Oh, arriviamo, aspetta! Bene, allora, da questa parte si trova il corridoio per le vostre stanze. È la prima volta che lo vedi, piccolino? Beh, in realtà sì. E per te, Pomni? In realtà io l'ho vista già, però ancora non ci ho mai dormito. Sì, come ricordare di quella prima volta che ha visto Kafmo pure? Non me lo ricordare. Se quella è stata la tua prima volta, Pomni, mi dispiace. Però, piccolino, tranquillo, per te non c'è alcun tipo di problema. Perché cosa è successo, Kof? Ah, vero, era quel tizio abstratto che tu mi raccontavi prima. Sì, esatto. È stato terribile. Oh sì, immagino.
Beh, mai terribile quanto quello che vi sta per attendere. Jax! Smettila! Devi smetterla con questi tipi di scherzi. Potresti far spaventare i nostri due ospiti. O meglio, i nostri due nuovi membri. Hai ragione, Kane. Dai, forza, vediamo questa cavolo di cosa. Facciamogliela vedere. Voglio vedere quanto rimarrà di stucco dalle nostre stanze. Va bene. Cosa dove va? Oh, ci troviamo? Beh, carissimo, questo è il corridoio di tutte le vostre stanze. Qua è dove praticamente dormite. Ognuno di voi ha una propria stanza. Però, aspetta un attimo, piccolino, fammi controllare una cosa. Ok, bene, ho scoperto che ancora la tua camera non è pronta. Cosa? Oh, e dove dormo? Poverino. Dormirai in una camera di Jax oppure nella camera di Pomni, decidi tu. Ci vediamo, ciao! No, aspetta, aspetta, in che senso? Kane! Mannaggia! Partiamo dal presupposto che tu non dormi con me, ok? Perché non vuoi, non puoi? Beh, perché i conigli devono avere i propri spazi, caro. E non solo questo, ma diciamo che magari potrei mettermi a fare dei piccoli scherzetti mentre dormi. Oh, no, 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 no. Ok, va bene, dormo con Pony. Sì, esatto. Allora andiamo nella mia stanza. Buonanotte. Va bene, ragazzi. Jax. Buonanotte e mi raccomando, state attenti. La notte questo posto diventa veramente strambo. Buonanotte. Ciao, ciao. Oddio, che paura che fa quel tizio, Pomni! Lo so. Jax è veramente strano, sembra simpatico, però ogni tanto fa degli scherzi stupidi, tipo quello che ha fatto prima. Beh, sì, è simpatico quando vuole. Comunque, questa qui è la mia stanza e... Che bella, è tutta colorata. Aspetta, ma la luce come si spegne? Si dovrebbe spegnere tipo da qualche... Ok! Si sono proprio spente così le luci. Sì, devo dire che fa molta paura. È vero. Non ho mai dormito qui. Senti, oh mio Dio, sto avendo le ansie come le stai avendo tu. Senti, facciamo una cosa, ok? Dormiamo e non ci pensiamo. Sarebbe come fare un time skip. Forza. Ok, proviamo allora. Non pensarci e dormi. Ecco, bravo, così. Ok. Buonanotte, Pomni. Buonanotte. Pomni? Lo stai vedendo cosa? Pure tu, quella porta che si apre e si chiude, Pomni? Sì, lo vedo, perché sta facendo così? Oh mio Dio, non lo c'è so. Qualche fantasma. No, non dire, non scherzare. Non ce la faccio, voglio andarmene via. Oh mio Dio, aspetta, magari in realtà è una cosa normale, forse, del posto, magari. Normale? No, non è normale. Non è normale, mio Dio. Cavoli, okay. Qua non si vede quasi nulla. Aspetta, vado io. Non si vede nulla. È vero. Cosa c'è qua dentro? Una torcia, meno male. Ok, va bene. Allora vado io. Ok, guarda che luce che fa. Perfetto, è ottimo, proprio quello che serve a noi. Scivola. Non c'è nessuno. Già. Dove sei finito? Aiuto, Pomni, aiuto. Dove sei? Dai, Pomni, stavo scherzando. Ma sei impazzito? Ops. Scusa. Ho fatto finta che mi avessero rapito e tu ti sei spaventata. Mi sono presa un infarto. Mi volevi uccidere anche tu per caso. No, dai, Pomni, era uno scherzo innocuo, innocente. Ecco come ci si sente allora, come facendo gli scherzi di Jax. Che schifo. Ma che cosa? Ma quelli di Jax sono nettamente peggiori, intanto. E comunque mi hai fatto spaventare. Già siamo in una situazione non tanto buona. Giusto, hai ragione, va bene. Allora facciamo una cosa, dormiamo, ok? E non pensiamo a niente, scusa se ti ho fatto spaventare. Ok. Dormiamo. Dormiamo. Oh. Buonanotte. Tanto c'ho la torcia. Buonanotte. Ok. Aiuto! Che cacchio è quel tizio? Oddio, Pomni! È un'ombra spettrale! È un'ombra spettrale! Aspetta che faccio la luce! Oddio, santissimo! Fa paurissimo! Oddio! Che ridere! Io ho
fatto proprio un bello scherzetto, vero ragazzi? Ma questa voce è di Jax! Aspettate, sono proprio io! Non ci posso credere! Sì, avevo una skin in più! Lo sapevate che potete modificare il vostro aspetto in un modo che non vi so dire? Però ve lo potete fare! E guardate, non avete idea di quante volte ho fatto uno scherzo del genere! Io non ci posso credere! Ci siamo cascati di nuovo oggi! Mi state continuando a fare scherzi! Ma che cos'è? Infatti Jax ha rotto le scatole, Gesù santo! La smetti? Bene, la smetto. Però mi raccomando, siete ancora attenti. Aspetta, ma tu sei stato quello ad aprire e chiudere la porta, Jax? Aprire e chiudere la porta? No, io sono passato solamente quando vi ho visto che eravate fuori. Come fate a entrare? Io ho le chiavi di tutte le stanze. Che cosa? Ok, è inquietante questa cosa. Non ci faremo domande. Andiamo a dormire, basta. Non c'è bisogno di fare domande, ragazzi. Ci vediamo. Ciao, ciao. Ok, Jax, è veramente strambo. Mettiamoci a dormire. Mettiamoci a dormire. No, non cade nulla. Non cade nulla. Ok. Ragazzi, cavolo. Ancora tu, che cosa vuoi? No. Questa volta vengo in vostro soccorso, in realtà. Che cosa? Sì, praticamente ho scoperto una cosa stramba in camera mia. Potete venire a darmi una mano? Cosa stramba? Di cosa stai parlando? Sì, mi spiegate per quale motivo vi ho letto in questo modo? Scusa, dovremmo spiegartelo noi. Infatti, ci sarei sicuramente facendo un altro scherzo. No, questa volta non vi sto facendo assolutamente scherzi, ragazzi. Non so per quale motivo, ma ho trovato il mio letto in questo modo. Com'è possibile? Non lo so, forse dovremmo chiamare Kane. Però lui solitamente non è disponibile la notte. Va bene. Sentite. Stanno succedendo davvero troppe cose strane. È vero, troppe cose strane. Chissà se ne accadrà una proprio in questo momento. No, la mia camera è sicura. Va bene. Ragazzi, questa cosa non è mai successa, ve lo posso garantire. E non sei stato nemmeno tu. Chi è che cavolo ha attivato quella cavolo di torcia? Non lo so. Spegniamola, forse è meglio se la vado a spegnere, ecco. Vorrei far sciupare acqua. Ok, va bene. Sentite, io tenterò di trovare un modo per sistemare questo letto. Voi vi consiglio di non uscire, ok? Oggi stanno accadendo veramente cose strane. Fin quando faccio io gli scherzi, ok. Ma se accadono pure a me, lì è un problema. Ok, Jax. Quindi andate, questa volta. Buona fortuna. Non sto scherzando. Buonanotte. Oh mio Dio. Wow, sembrava davvero spaventato. Sì, è vero, sembrava veramente provato questa volta lui. Non importa. Ritorniamo a letto di nuovo e vedrai che non accadrà nulla. Speriamo. Ti spero. Tanto solo Kane, cioè voglio dire solo Jax, giusto, sa entrare nella nostra stanza. Quindi in teoria non dovrebbe essere un problema. Già, adesso speriamo di poter dormire almeno un po'. Esatto, hai ragione. Ok. E questo cos'era? Non lo so. Sembrava la voce di una bambina. Ma proviene dall'armadio. Proviene dall'armadio, Pommy. Oh no, c'è ancora qualche cosa nell'armadio. Dovremmo controllare. Chiamalo. Ciao, come state? Tutto bene? Oh mio Dio, ma che cacchio sei tu? Ciao, ma che... Aspetta, sei stato tu a fare tutto questo casino? Di cosa state parlando? Io in realtà stavo nell'armadio per vedere quello che stavate facendo. Poi tutto il resto non lo so minimamente. Ma tu che cacchio sei? È Bubble, l'amico di Kane. A quanto pare ci stava spiando per conto di Kane. Bubble, non fare più così, va bene? Dai, stavo scherzando. Ritorno da Kane. Aspetta un attimo, Bubble, aspetta un attimo. Che cosa c'è? È vero che accadono cose strane in questo posto? In realtà sì, però in caso per qualsiasi cosa chiamate Kane. Ok, aspetta, possiamo andarci adesso, tipo? Esatto, così almeno... Okay. Oddio, l'ho fatto esplodere!
Oh no, Kane se la prenderà con noi adesso. Forse è meglio andarlo a chiamare, magari questa volta poi... Sì, dovremmo dirglielo, sì. In quale stanza però vive? In questa qua accanto, se non sbaglio. Qua? Wow, sei sicura? No, forse nell'altra questa... ancora più accanto. Oh, questa è ancora accesa. E questa qui. Kane! Oh, ciao ragazzi, stavo andando a dormire. Anche una Iva a dormire, incredibilmente. Cosa accade? Vabbè, tralasciando il fatto che Bubble è scoppiato. Tranquilli, respawna sempre dentro il mio cappello. Guardate, Bubble. Sono qua dentro, però non voglio più uscire. Oh, va bene, ok, che strano. Comunque, cosa qua, per quale motivo siete ancora fuori? Diciamo che sono successe delle cose davvero strambe. Tipo sì, le porte che si aprivano da sole. E esatto. Doccini che si azionavano da soli. Oh. Wow. Questa cosa è veramente strana. Incredibile. Non è mai successo, ve lo giuro. Non è mai successo e quindi non dovremmo indagare. Sentite, dato che Jax è molto forte di carattere, perché non andate a dormire da lui una notte? Magari riuscirà a schiarirvi un po' le idee, eh? Ok, anche se sembrava molto spaventato anche lui, però va bene. Esatto, ciao Kane. Ciao ragazzi, ci vediamo. Ciao. Buonanotte. Oh mio Dio. Ok, vabbè, certo che Kane comunque fa veramente paura. Ogni tanto lo vedo e non penso che sia normale. Oh, è vero. Okay. Sperando che non si arrabbi. Mannaggia, questo cavolo di letto, come lo tengo giù, è gigantesco. Ehi, che ci fate ciao, qua Jax. Ancora voi? Magari possiamo dormire qua per unire le forze e non spaventarci troppo per le cose che accadono. Sei venuta a chiedere aiuto a me? aiuto a te? No, è che l'ha detto Kane, è stato un ordine di Kane. Va bene Pomni, come vuoi, anche tu piccolo Sbreezer. Adesso sistemeremo il letto. Ok? Aiutatemi insieme perché altrimenti non riesco a buttarlo giù questo cavolo da fare. Sì. Ok, va bene. Allora, al mio via spingete, pronti? Ok, va bene. Ok. Uno, due e tre. Ecco qua. Bene, adesso addormentiamoci, va bene? Questa volta magari speriamo di chiudere occhio. Ok. Buonanotte. Finalmente. Ok ragazzi, dormiamo questa volta, va bene? Sì, va bene. Finalmente. Buonanotte, Pomni, comunque se vuoi conforto puoi venire dal mio posto, eh? No, grazie, rimarrò qua. Esatto. Va bene, buonanotte. Sveglino! Oh mio Dio, Kane! Ciao, buongiorno ragazzi, è giunto il momento di andare a giocare! Oddio, chi c'ho? Oh no! Ah, certo che non perdi tempo, Kane. Tra l'altro, che fine hanno fatto tutti gli altri? Tipo Ragata. Come si chiamano tutti gli altri? Ah, non mi viene in mente il nome. Insomma, che fine hanno fatto? Oh, infatti, ci sono altri! Sì, siamo un bel po', piccolino. Beh, evidentemente stanno a fare altro. Magari impegnati a sistemare delle cosette di media o di grande importanza. Che stai parlando, Kane? Non mi sei mai sembrato così tanto. Eppure tu mi hai sempre detto tutto. C'è qualcosa che non so? No! È davvero strano, ok. Beh, sentite. Magari questa volta credete di giorno libero. Potete fare tutto quello che volete. Io devo andare. Ci vediamo. Ciao. Ciao, ciao. Se n'è andato. Guarda un po' che tipo. Non lo so ragazzi, stavolta c'è qualcosa che non quadra con Kane. Solo questa volta? Che fine hanno fatto? Allora ci sono pure tutti gli altri. Cioè, chi c'è? Pomni, chi c'è? Appunto, come ha detto lui Ragata, poi ci stanno anche quello... Io non li conosco bene, però sono... Comunque degli non scacchi, importa. Quella che si smonta. Sì, Kinger si chiama quel tipo. Comunque, che piange. Sentiamo, andiamo a vedere un attimo le altre stanze, ok? Magari troveremo qualcosa di strano, ok?
Ok. Per capire, magari sono ancora dentro le loro stanze. Andiamoli a chiamare. Magari Kane si è scordato di svegliarli, no? Ok. Ok. Bene, ragazzi, mi raccomando, per il continuo, lasciate like e guardate questi altri video, mi raccomando! Con chi cacchio sta parlando il moccioso? Infatti.